magari la reticenza era una categoria sbagliata, è più il pudore, scusa. Sì, non lo so, diciamo che qui a Bergamo noi siamo venuti molto a lezione di pudore o di... Oggi mi hanno chiamato questa categoria la bergamaticità. Però credo che include anche un po' la problematicità dell'essere bergamasco. Non so, però secondo me dico sempre, se questa cosa fosse successa così come è successa a Bergamo, per esempio dove vengo io, dalla Sicilia, tutto sarebbe stato molto più teatralizzato, molto più condiviso in un certo senso, in maniera apparentemente più aperta. Qua invece forse c'è stato, abbiamo constatato appunto che c'è questo pudore che magari impedisce un'esternazione immediata di sentimenti che comunque tutti hanno provato nello stesso momento, che quindi in qualche modo sono comuni ma restano un po' chiusi dentro ognuno. E quindi noi, il nostro contributo con questo film è stato proprio quello di dire, ma specialmente nella seconda parte, non teniamoci, cioè limitiamoci a constatare questa separazione, questa frantumazione che era comunque anche il tessuto della città durante la pandemia. Cerchiamo di contribuire alla messa in comune di quello che è successo, perché è successo a tanti, se non a tutti. Ci è successo anche a noi, diciamo, anche ai non bergamaschi. Evidentemente questa è una storia che ha avuto un centro qui, ma che è una storia globale. E forse affrontando, anche eliminando un po' di tabù e provando a trovare le parole per parlarne, si riesce a superare meglio. Questa è un po' la scommessa dietro a questo lavoro, e anche al tempo di realizzazione, che è stato un tempo lungo e non privo di problematiche. In questi anni abbiamo avuto a che fare con una specie di nuovo genere del documentario, che era il Covid film. Il tuo è il primo film che ribalta la prospettiva. I Covid film, come li avevamo ribattezzati noi, erano molto ombelicali, molto soggettivi. Cosa vivo io dalla mia soggettività, chiuso in lockdown? Questa è la prospettiva che vedo dalla mia finestra. Io trovo molto significativo il fatto che il vostro film, comincia con delle finestre viste da fuori, cioè che il rovesciamento di prospettiva è immediato, cioè è qualcosa di corale fin dalla proprio messa in scena delle finestre. Sì, è un tentativo disperato all'inizio di vivere coralmente una cosa che stavamo vivendo tragicamente tutti da soli, e noi che cercavamo di filmarla non riuscivamo ad avere due persone nella stessa inquadratura. Sembrare, cioè, quasi aneddotico, però a un certo punto, quando poi finalmente le persone potevano essere insieme, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato di allargare e di dire, ecco, adesso c'è qualcosa da filmare, perché prima era come se non ci fosse niente da raccontare, perché come si fa a raccontare una storia in cui ognuno è solo? Cioè, è stato questo uno delle grandi sofferenze, secondo me, di quei momenti, che li abbiamo vissuti in frammentazione, e in un certo senso poi i media, in particolare la televisione o anche internet, ci davano un'immagine che era quasi un'immagine, quasi uno specchio, quindi paradossalmente ci facevano sentire ancora più isolati, ancora più soli con le nostre paure, con il nostro dolore, per chi aveva subito un dolore forte. Quindi in questo caso invece cercavamo di fare quello che non avevamo visto, non avevamo ancora sperimentato, cioè qualcosa che aiutasse ad allargare la prospettiva e a capire come di fatto quello che, al di là delle morti, al di là della parte più tragica e più intima di quello che era successo, quello che era mancato a tutti era stato proprio la città, cioè quello che una città significa, cioè avere delle altre persone attorno che ti fanno sentire, magari non così coscientemente, ma ti fanno sentire protetto. Noi magari ci lamentiamo di quando c'è troppa gente, di quando c'è la folla, però la folla ci protegge, gli altri ci proteggono dalle nostre ansie, dalle nostre paure, specialmente quando non c'è più questa protezione, ci troviamo davanti a uno specchio e questo specchio ci dà un'immagine che può fare veramente paura. A proposito di questo, tu hai giustamente parlato subito di come
vi siete messi a filmare immediatamente. Però come è nata proprio l'idea di entrare così nel vivo di una città che era sotto assedio da parte di questo mare? Cioè. Noi lavoriamo insieme da tanti anni, perché io sono stato il loro professore in una scuola di documentario a Palermo, quindi per più di 3 anni abbiamo lavorato insieme ai loro film per lo più, e quindi avevamo questa voglia anche di provare a lavorare insieme in un altro contesto. Tutto avremmo immaginato naturalmente, tranne che il contesto avrebbe potuto essere questo. Però quando era cominciata questa storia del Covid abbiamo cominciato a sentirci e c'era questo desiderio di fare qualcosa, molto astratto, perché non capivamo neanche cosa potesse essere. E poi c'è stata questa immagine dei carri di Bergamo e tutti abbiamo capito immediatamente che qualcosa di terribile stava succedendo e che in qualche modo volevamo saperne di più, semplicemente questo. Poi in quel momento è arrivata una telefonata da parte di un produttore, Andrea Iervolino, che mi proponeva di fare un film sulla pandemia, ancora diciamo generico, non su Bergamo, sulla pandemia. Io ho detto, avevo appena visto queste immagini dei carri, li ho chiamati e ho detto, perché non proviamo insieme a raccontare questa città che sta subendo questa cosa, che ancora non si capiva neanche cosa fosse. Però capivamo che era necessario essere un gruppo per raccontarla, proprio perché non c'erano scene corali, perché ognuno doveva provare veramente in punta di piedi ad accostarsi a qualcuno che stava vivendo qualcosa, e poi piano piano, nella speranza che questa cosa diventasse corale in un secondo tempo. E quindi abbiamo, una settimana dopo eravamo qui, era fine marzo, e siamo arrivati in una città che nessuno di noi conosceva, ma che ci ha, che è la Bergamo che vi ricordate a fine marzo, ma che comunque, dalla quale ci siamo comunque sentiti accolti in un certo senso. Non abbiamo mai sentito un rigetto o che ci facciamo qui. È stato difficile cominciare a capire dove andare, come filmare, ma non abbiamo mai sentito che c'era qualcosa che dovessimo cercare altrove, o che l'idea di quello che stavamo facendo fosse sbagliata. E poi abbiamo conosciuto le persone una dopo l'altra, e a quel punto la storia era lì, bisognava solo aspettare, però magari loro l'hanno vissuta diversamente. Io personalmente sono molto emozionata oggi, quindi faccio un po' fatica a mettere insieme i pensieri, perché essere qui con voi, con molte delle persone che sono in questo film e che ci hanno permesso e ci hanno accolto in questa città e ci hanno permesso appunto di avvicinarci alle storie, per me è una grandissima emozione. Quindi prima di tutto, prima di dire qualsiasi cosa, vorrei ringraziarvi e farvi un applauso. Sì, per questo per noi è il primo film che facciamo da quando ci siamo diplomati a scuola, e Stefano è stato il nostro professore, il nostro mentore ed è tuttora un maestro per noi di cinema e di vita. E quando siamo arrivati qua, quello che lui ci ha detto, quello che lui ci ha dato è stata un'assunzione grandissima di responsabilità, perché ognuno di noi era in qualche modo responsabile della storia che stava filmando, che aveva scelto di filmare, e il fatto che queste storie potessero esistere poi nel film finito in qualche modo era una nostra responsabilità. E questo per noi è stato molto importante, perché per tutto il percorso ci siamo sentiti veramente non solo di esserci presi in carico una storia, ma di esserci presi in carico delle vite, delle memorie, e speriamo che questo film possa restituire queste memorie anche a voi e a chi vedrà il film. Nessun altro del gruppo vuole... No, meglio di no. No. Altrimenti passiamo la parola al pubblico. Sì. Qualcuno dal pubblico
vuole domandare qualcosa a Stefano Savona, ragazzi? Ci sento. Posso dire una cosa io? Buonasera. Non sono bergamasca, quindi diciamo ho vissuto questo momento da Milano e volevo ringraziare tutti voi e tutti voi lì e tutti voi qua, perché credo che sia una cosa molto importante che avete fatto, proprio fuggire la rimozione di questo eterno presente che ci caratterizza e che caratterizza fortissimamente questa fase della pandemia e che evidentemente non funziona e non può funzionare. Avete fatto un lavoro veramente notevole, siete stati coraggiosissimi tutti, lì e qua tantissimo, e quindi vi ringrazio. Grazie. Siete tutti paralizzati dall'emozione. Sì. C'è una mano. Sono entrata in corso d'opera, scusate, perché avevo da fare a Boccio. Ma la domanda che mi sono posta io e anche persone che entravano, perché il film racconta una storia, il titolo L'amore di Bergamo. Perché avete scelto L'amore di Bergamo? Perché per me le mura di Bergamo sono queste persone che noi abbiamo seguito, questi operatori sanitari, questi volontari, tutti coloro che si sono, in qualche modo, grazie ai quali la situazione si è tenuta insieme. Poi le mura possono essere anche altre cose, possono essere la città che ci protegge, la città che ci chiude, le mura dei nostri corpi malati, che non ci permettono di uscire, però per me le mura che hanno tenuto, che sono ancora in piedi, sono appunto questo tessuto di persone coraggiose o semplicemente che hanno voluto continuare a fare il loro dovere e che hanno tenuto insieme la città. Quindi per me sono loro i bastioni a cui il film è dedicato. Buonasera a tutti, io sono invece bergamasco e ho vissuto abbastanza da vicino questa cosa. Non ho molto da dire, ma credo che occorra che qualcuno di Bergamo, che ha vissuto da dentro, essendo nato e cresciuto in questa terra, dica qualcosa. A me viene semplicemente da ringraziare che persone, diciamo che non di Bergamo, siano riuscite comunque a raccontare e a togliere un po' questa rimozione che, scusate, forse è un'opinione personale, secondo me la sento fortissima. C'è una fortissima rimozione di quello che è successo e questo è un piccolissimo buchino che si sta aprendo in quello che io credo che in questi anni sia una assoluta rimozione. Abbiamo sentito tante belle frasi durante quei mesi, che saremmo tutti cambiati, che la vita sarebbe cambiata, e non appena è stato possibile invece ci siamo richiusi istantaneamente nella modalità di vita di prima. Io questa è una cosa che soffro molto, questo film mi ha mosso molto questo sentimento, per cui non posso altro che ringraziare il regista e i ragazzi che l'hanno fatto. Grazie molto. Io faccio parte a questo punto di uno di quei mattoni che fanno parte del muro di Bergamo, visto che insieme alla mia squadra che c'è qua siamo stati infermieri che hanno lavorato e hanno lavorato anche all'ospedale. Non fermatevi, siamo noi che facciamo gli applausi a voi che avete visto questo film
Faccio gli applausi soprattutto alla ragazza che ha parlato, perché se il buongiorno si vede dal mattino e se questo è il tuo primo lavoro, complimenti davvero. Volevo semplicemente dire che è vero purtroppo che si cerca sempre di rimuovere le cose brutte. Anche noi infermieri non vogliamo mai ricordare le cose brutte, vogliamo ricordare le cose belle. Le cose belle per noi sono anche tenere la mano di una persona che non sta bene. Noi sappiamo che non sta bene. E il fatto stesso che riusciamo a tenere la mano si chiama empatia, cioè vogliamo essere quella parte della famiglia che non è lì in quel momento. Ma fa parte anche questo delle terapie. Cioè non è soltanto, avete visto gente che cambiava le flevo, noi eravamo i matti che giravamo e voltavamo le persone e si vede poco, ma Danny lo sa, quanti fili, quanti tubi, quanti cavi, quanti cateteri, quante flevo, tutto quello che c'era attaccato veniva girato col paziente stesso. Quindi vi lascio a voi immaginare in quanti eravamo lì per fare un lavoro di questo genere su una persona sola, ripetuta almeno due volte al giorno per almeno una settimana. Quindi bello, veramente bello, un film veramente bello. Vogliamo rimuovere tutte le cose brutte? Ebbene sì, è una nostra difesa. Però questo film qui ci aiuta a far capire quanto è stato bello affrontare questo problema tutti insieme. Quindi noi siamo un pezzettino, una piastrella, neanche un mattone delle mura di Bergamo, e siamo orgogliosi di averlo fatto. Grazie mille, grazie naturalmente al regista, perché si ricordi sempre che Bergamo è la città dei mille. Ci sarà un motivo perché sono in mille, sono andati in Sicilia senza la Ryanair, quindi perché io sono uno dei personaggi e penso che l'abbiate visto, e nel percorso della mia vita in realtà io, come dire, vi faccio parte di quello che avete visto, ma ho fatto parte del 118 e faccio parte della cooperazione sociale che ha gestito il Best Hotel, quindi ogni volta che lo vedo mi trovo in un ruolo diverso. Ed è un'emozione incredibile, ma la cosa strana è che mi fa respirare, nel senso che abbiamo lottato per respirare. E sono molto d'accordo sul fatto che oggi siamo ancora tutti schiacciati nell'operatività, e rivederlo fa veramente riflettere ancora e ci aiuta un'altra volta a riprendere le redini dei pensieri e dell'energia che abbiamo in qualche modo vissuto insieme. Devo anche dire, e sono d'accordo, che c'è un aspetto meta in questo film, nel senso che loro non si vedono fisicamente ma erano i nostri angeli custodi, in particolare Silvia, Danny, ma un po' tutti, insomma, nel senso che io penso che la loro visione era anche la nostra speranza. E quindi, cioè, veramente è stata una scommessa, ma per noi, per certi versi, incontrarli è stato anche molto facile, nel senso che ci aiutavano a stare dentro, e proprio nella speranza di uscire, di stare fuori. Quindi grazie. Io mi associo ai ringraziamenti, sono anch'io parte piccolissima del film e oggi non sono riuscita a venire a vederlo perché non ce la faccio più a vederlo. Ammetto che quello che dicono tutti quelli che hanno parlato prima di me è vero, chi ha provato queste cose fa fatica a tirarle fuori,
Quindi grazie a loro, alla loro pazienza, a tutto il girato che hanno fatto, perché qui è una piccolissima parte di quello che loro hanno visto di noi, e spero davvero che possa aprire la mente e i cuori di tanta gente. E grazie, perché in quel momento per me è stata Virginia l'unica persona che ho visto per tanto tempo in quei mesi, oltre che i pazienti e la mia famiglia. E rivederlo, ripensare soltanto a questo film e aver partecipato a quest'idea, perché per me è stata una piccola parte, essersi mettersi in gioco è sempre difficile, ma per me è stato terapeutico. Quindi la città di Bergamo, come gli ospedalieri, hanno avuto poche opportunità per tirar fuori tanti sentimenti, questa è stata una, è stata molto importante, grazie. Adesso, no, però questo meccanismo di rimozione che evocava il Signore, questa sostanza colata di cemento, il tuo film esce quando ormai tutto sembra tornato alla normalità. Abbiamo continuato a parlare di resilienza, che vorrei ricordare che è una proprietà dei corpi fisici di riprendere la propria posizione, quando in realtà il discorso che si era fatto era forse dobbiamo ragionare su un'altra direzione. In questa archeologia del presente che avete fatto, montando finalmente il film e scrostando questo velo di cemento che c'era sopra il nostro passato recentissimo, però avete anche fatto un lavoro che io trovo bellissimo, archivio, con i materiali d'archivio. E lo dico bellissimo perché l'archivio ce l'abbiamo qua a Bergamo, eccetera, ma perché, un po' perché per tanti versi c'è una scelta di volti che sono one face, one race, molto bergamaschi, molto, molto veri, siamo tutti parenti di quelle persone. E poi allo stesso tempo appunto dona una qualità, un ritmo inatteso al film. Spiegaci come è nata l'idea di lavorare anche con l'archivio. È nata innanzitutto parlando, perché aveva vissuto quelle esperienze della terapia intensiva, del coma, del farmacologico, questo mondo interiore di chi comunque ha vissuto per giorni, per settimane, addirittura c'è cioè chi ha vissuto per più di un mese in quella condizione, ed è una condizione in cui comunque la coscienza esiste, rimane in un certo senso, rimane il ricordo, rimane una sensazione esterna, c'è un dialogo col mondo esterno che non è più quello della persona cosciente, che quindi capisce quello che sta succedendo, però le luci, i suoni, quello che avviene si mescola con i ricordi delle cose che non sono più presenti e produce delle forme di allucinazioni che di fatto possono essere, in genere sono molto intime come i sogni. Quindi io mi sono chiesto molto velocemente, nel momento in cui già realizzavo quelle immagini esterne, cosa accadesse in quel momento a quelle persone, oltre evidentemente alla mancanza di casa, alla mancanza dei familiari. Quindi conoscendo un po' questo archivio di cinescatti e lavorando all'epoca con Sara Geyer, che lo conosceva bene, che è la montatrice della parte d'archivio, abbiamo capito che lì c'era veramente una miniera di memoria, memoria condivisa, ma memoria molto localizzata, come dicevi tu, perché comunque è la memoria della città, ci sono i luoghi, ci sono i visi della città, ci sono i passatempi, c'è la montagna, c'è il lago, ci sono i passatempi, le valli del Bergamasco di tutte le epoche, diciamo, e che quindi si potesse utilizzare quel materiale per immaginare una memoria interiore di chi era totalmente frammentata all'inizio, sempre più strutturata più avanti, di chi era in quella condizione, ci sembrava una grande opportunità per dire anche che questo che è successo è molto particolare, speriamo che non succeda più come è successo, ed è un'esperienza traumatica, collettiva, che succede, speriamo, una volta per ogni 100 anni, se mai, speriamo che non succeda più. Però nello stesso tempo quello che ci accade in quella situazione lì, e non è che la terapia intensiva sia necessariamente legata a quello che è successo qua,
tutti più o meno ci passeremo un giorno, tutti passeremo da questo momento in cui non sapremo, in cui saremo tagliati fuori dalla vita, non ancora chiaramente verso la morte. Cioè, quell'esperienza lì è un'esperienza comune all'essere umano, e quindi cercare di universalizzare questa esperienza che noi vedevamo vivere ai pazienti con cui che riprendevamo, con cui passavamo del tempo o che avevamo conosciuto una volta usciti dalla terapia intensiva, per noi era appunto importante cercare di immaginarsela, prendere il rischio di immaginarsela e utilizzare il cinema, perché comunque è un film e quindi stavamo utilizzando immagini di cinema, perché anche il cinema di famiglia è cinema, per cercare di raccontare qualcosa che evidentemente è arbitrario e inenarrabile, arbitrario nello specifico ma non nella sostanza, perché sicuramente queste migliaia di persone che sono scomparse, ognuno avrà avuto i suoi ricordi, saranno stati simili a questi, saranno stati simili ai nostri quando sogniamo o ai nostri quando temiamo di perdere qualcuno. Cioè, siamo tutti o saremo tutti o siamo stati tutti lì, e tutti questi fantasmi che arrivano alla fine, tutte queste generazioni che non ci sono più, alcuni saranno ancora vivi, per lo più no, ma insomma siamo... Per me quello che rimane da questo film è che siamo tutti fragili, passeggeri, e ogni tanto quando succede qualcosa che ce lo fa dire, perché è chiaro, perché non ce lo possiamo più nascondere, non è detto che faccia male. Avevo visto un'altra mano alzata, ma mi dicono anche che il tempo a nostra disposizione è... praticamente. Chi? Chiedo scusa, sarò semplicemente brevissimo, sono un operatore sanitario anch'io e mi sembrava anche giusto e doveroso dire due parole in merito a quello che hanno provato le persone che hanno lavorato dentro, in questo ambiente. Il fazzoletto che prima ha mostrato, non mi ricordo più lui, a tanti di noi non serve. Le lacrime le abbiamo lasciate giù tutte. La prima ondata è stata devastante. Ogni giorno che si arrivava in ospedale ci si chiedeva: oggi tocca a me, punto di domanda. Sono, al di là dell'emozione che non ho di vestirezza col microfono, ma comunque è stata veramente una cosa che voi... Ricordatevi che quando fate un applauso a tutti gli operatori sanitari, pensate che è stata una fatica immane. Io ho scritto delle cose quando sono uscito quando siamo usciti dalla prima ondata, Danny le ha lette, tante persone le hanno lette e alcune persone mi hanno chiesto di commentarle, di rivivere quei momenti. E io mi rifiuto perché è come mangiare un pasto buono, vomitarlo, e non per questo ancora non ce la faccio più. Quindi sappiate che c'è anche questo riscontro, è stata veramente una battaglia dura, durissima, e se tanti di noi non vogliono, io per primo, non vogliono rievocare, non vogliono tornare indietro, è perché preferirei anche non avere le energie. Tante troppe volte mi sono chiesto perché non a me. E questo penso che sia doveroso nei confronti di tutti gli operatori sanitari che ci siano. Io voglio anch'io questo, due minuti. Io sono un'operatrice anch'io sanitaria, sono un po' emozionata, quindi scusatemi. Io cerco di provare, io ho scelto il mio lavoro e nonostante tutto quello che c'è stato, che abbiamo vissuto, penso di aver dovuto fare i conti con l'impotenza davanti a delle cose, però anche il fatto di... aver aumentato questa grande parola che si dice resilienza ed empatia. Il guardare negli occhi delle persone e comunque sentire veramente cosa provano, secondo me va oltre ogni cosa. Quando è partita questa cosa, era se anche solo una vita viene ricordata, ha senso fare questo per non dimenticare. Quindi secondo me è già una buona cosa questo, che... E io ringrazio tutti loro e mi ricorderò sempre
Poi se ce l'abbiamo più vicino, Kimi, Silvia e Danny, per me Danny lui era come eravamo tanto distanti fuori e come eravamo tanto uniti dentro. Quindi veramente è un'esperienza che ha segnato tutti, probabilmente non sembra che ci abbia migliorato, forse più chiusi, più incattiviti, però sicuramente io ho capito che ognuno di noi può fare la differenza, comunque e sempre, con l'esempio. Quindi io ho versato ancora tante lacrime oggi, pensavo di, e io sono una di quelle che probabilmente inconsciamente ha rimosso, perché è stata tanta roba, e mentre tu sei dentro la vivi, la vai, cerchi, vai, ma non ti domandi neanche. E quando probabilmente ti fermi, metabolizzi, deve sedimentare davvero tanta roba. E comunque vita, ragazzi, è vita. E voglio ringraziare tutti loro, tutti, perché veramente per il lavoro che hanno fatto, ma grazie davvero di cuore. Grazie davvero. Ho avuto con molti di voi è qualcosa di speciale, di incredibile, che ovviamente trascende il film e il fatto di che ognuno di noi ha portato agli altri delle storie e ci siamo raccontati delle storie fondamentalmente tra di noi e poi abbiamo cercato di elaborare, soprattutto Stefano abbiamo cercato di elaborare una storia unica ed è difficile, cioè questo film è una scommessa, non è facile perché qualcuno ha detto prima le storie sono molte di più, cioè i nostri incontri di vita, le storie che abbiamo ascoltato sono molte di più di quelle contenute in questo film è una sintesi, è un frammento, cioè un insieme di frammenti, un insieme di frammenti che vuole cercare di ricordare qualche cosa e spero che insomma funzioni in qualche maniera. Grazie. Allora, è un mosaico. Un mosaico, sì. Tanti pezzetti nella complessità è veramente uscito bene. Grazie. La magia del montaggio. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti per essere rimasti con noi per questo incontro.